Parliamo ancora di trasporti perché Cagliari diventa punto di partenza per le grandi navi da crociera. La Royal Caribbean si è infatti aggiudicata il bando di gara dell'autorità portuale del capoluogo e per la città si tratta di un giro d'affari da milioni di euro. Nel giro di 3 anni il porto di Cagliari diventerà home port, tecnicamente base di partenza delle grandi navi da crociera. La Royal Caribbean, che già da tempo fa scalo nel capoluogo, è stata l'unica a partecipare al bando con il terminal crociere di Venezia ed è prossima ad aggiudicarsi la gara. Questo per la città significherà che migliaia di passeggeri arriveranno in aereo per imbarcarsi. Una grande struttura di 1.300 metri quadri per sostare e naturalmente molto più lavoro per alberghi, ristoranti, negozi e bar. Si stima che ogni passeggero frutti al sistema economico tra i 100 e i 200 euro. Ogni nave della Royal ne contiene circa 4.000 e la compagnia ha dovuto assicurare un coefficiente di riempimento di almeno l'80%. Quindi si creeranno degli slot con tutta l'Europa, non dico tutto il mondo, ma sicuramente tutta l'Europa, che permetteranno quindi ai cittadini di arrivare, di imbarcarsi qui a Cagliari, ma permetteranno anche di sfruttare le stesse linee ai nostri sardi e turisti per poter venire qua in Sardegna per turismo classico o soprattutto per i sardi per andare a basso costo in Europa. Ma l'incontro convocato dal presidente Massida è stato anche l'occasione per annunciare un altro accordo, quello tra il porto di Cagliari, l'Uruguay e l'Argentina. I due stati sudamericani si sono impegnati a far passare da qui migliaia di tonnellate di merci destinate al mercato europeo. Tra queste la carne che in futuro potrebbe non solo arrivare in Sardegna, ma anche essere lavorata qui e poi esportata, offrendo l'opportunità di nuovi posti di lavoro.